Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Just Drive. Vi starete chiedendo perché mi sono vestito così un po' come un cretino, era ovviamente per farvi gli auguri di buon Natale e inoltre volevo dirvi quattro cose, ve le dico dopo la sigla. Ah, scusate, a proposito, a tutti gli 800 nuovi iscritti che ci sono da quando ho fatto il video con la Cayman, benvenuti sul canale di Just Drive e inoltre volevo dirvi di seguirmi su Instagram su Just Drive trattino basso IG. Allora ragazzi, vi chiedo subito se sembro più un cretino per il cappello o per questo maglione. L'idea è stata di mia mamma, quindi ringraziate mia mamma se mi vedete conciato così, che mi ha detto: "Ah, secondo me sarebbe una bella idea se facessi su Just Drive un bel video di Natale col cappellino, col maglioncino rosso". Io cretino l'ho anche fatto, quindi spero non mi prendiate troppo in giro nei commenti, ma vi dico già che starò al gioco. Ho fatto questo video ovviamente per farvi gli auguri di Buon Natale, come vi ho detto, ma un po' per dare anche il benvenuto a tutti i nuovi iscritti, dato che il video con questa macchina, quando ho presentato la 718 Cayman S, è andato molto bene, quindi vi voglio ringraziare tutti per i commenti, per i like, per le visualizzazioni. È andato veramente bene, 50.000 visualizzazioni, sono super contento e soprattutto sono contento che il video sia piaciuto a mio papà, in quanto molti non l'hanno capito, ma il video non aveva lo scopo di ostentare una macchina comprata, in quanto io ho detto che la macchina non è mia, in quanto ho detto che la macchina l'abbiamo presa usata, quindi non è che, cioè, ci siamo capiti, no? Il video, lo scopo del video, per chi non l'avesse capito, era quello di condividere una macchina in quanto appassionato di auto e un giorno felice per me, mio papà e tutta la mia famiglia. Detto questo, fatemi mettere in drive, se no qua c'è più casino. Quindi sono molto contento per come è andato questo video. Benvenuti agli 800 nuovi iscritti che sono arrivati grazie a questo video. Vi giuro, non sono sempre così ritardato, vestito così, sono anche una persona normale. Quindi benvenuti su questo canale. Per i nuovi, è un canale dove principalmente faccio recensioni di auto sportive e a volte, quando Dio vuole, anche supercar. L'anno prossimo ce ne saranno di più di supercar, farò meno sportive, più supercar. E ogni tanto faccio vedere anche le auto che abbiamo in famiglia. Quindi si è vista l'M140 che adesso abbiamo venduto. Ora si vedranno la Cayman e la sostituta della classe A160D che aveva mio fratello, e in più ho avuto anche una TT, quindi ci sono un po' di video con auto possedute realmente, oltre alle autostampa e alle auto che mi danno in prova i ragazzi che mi chiedono di fare un video. Detto questo, volevo un attimo informarvi di quello che vedrete prossimamente, in quanto ci tengo a fare in modo che il canale rimanga attivo, che il canale funzioni. Prossimamente la mia idea è la seguente: oggi è il 25 dicembre e vedrete principalmente i contenuti nei prossimi 2 mesi saranno incentrati sulla Cayman, in quanto ho deciso di fare diversi format che avete già visto con l'M140 e con la TT, che so che sono piaciuti, quindi voglio ripetere quei format anche con la 718S. Arriverà ovviamente la recensione completa, là devo vedere se riesco a trovare la giornata, voglio trovare una giornata di sole dove riesco a guidare bene la macchina, fare delle belle riprese. Se non riesco a farla, la posticipo in primavera. Arriveranno dei video con la sostituta della classe A che vi presento questo weekend. Tanti di voi hanno già indovinato che cos'è, ma non posso ancora nominarla, se no quel poco di hype che ho creato lo perdo completamente. E arriveranno anche con quella macchina gli stessi format di cui vi ho parlato, che sapete già quali sono, andate a vedere sul canale per capire di che cosa sto parlando. Arriveranno delle altre recensioni di autostampa che ho già provato, che devo ancora montare, e poi arriveranno dei video dall'America. Come vi ho detto 4 video fa, per l'appunto,
mi trasferisco in America fra 2 settimane. Fra 2 settimane mi trasferisco in Florida. Ci tengo che il canale continui a funzionare, quindi farò in modo di avere dei video pronti da pubblicare settimanalmente, in modo da mantenere l'algoritmo funzionante e di rimanere attivo con voi sul canale. Diciamo che ci saranno meno recensioni in questo periodo, ma più video con questa macchina e l'altra. Poi, quando torno a maggio dall'America per le vacanze, là inizierò a sparare recensioni su recensioni con tutte le nuove autostampa. Ho l'idea di fare tipo delle stagioni di Just Drive sulle recensioni, quindi stagione 1, stagione 2. La stagione 3 inizierà a maggio, quando ripartirà appunto questo ciclo di recensioni. Ho iniziato a lavorare a una miniserie sui simulatori di guida. Ho iniziato ieri, non posso ancora svelarvi molto, ma ho iniziato a fare dei video in un posto dove ci sono dei simulatori di guida professionali, simulatori di Formula 1, di rally, di moto e di auto da GT3. Quindi roba molto interessante. Fatemi sapere già quali sono le vostre idee su questa tipologia di video. Non sono simulatori da 200 euro, ma parliamo di simulatori da 80.000 euro, che ovviamente non sono miei, ma farò un lavoro di sponsorizzazione con questo posto e vedrete i video. Quindi volevo sapere se già vi garba l'idea di vedere dei contenuti con dei simulatori. Quindi, sintetizzando, vi presenterò la nuova macchina, vedrete appunto ancora delle recensioni, farò dei vlog dall'America, quindi la mia idea è, quando sarò là a Miami, di fare dei video, magari noleggerò delle macchine, fare dei video comunque dall'America, farò dei video di car spotting, spero di poter frequentare degli eventi di supercar, là ragazzi ci sono delle cose pazzesche. Quest'estate sono stato in America per un mese, ho fatto un viaggio con un mio amico, avevo preso una Dodge Challenger, abbiamo girato 4 stati, però volevo godermi appieno la vacanza e ho deciso di non fare vlog, ho deciso di non fare video e altre cose. Mi sono un po' mangiato le mani perché ho visto di quelle auto, ragazzi, a parte un video che ho pubblicato che vedete sul canale, ho visto di quelle macchine veramente incredibili. So già che in Florida c'è il ben di Dio, quindi, cari miei, vi dico già che arriveranno dei video dall'America. Volevo fare un video corto, quindi non ho altro da aggiungere. Vi ringrazio nuovamente per quest'anno. Ragazzi, quest'anno è stato un anno speciale per me. Mi dispiace non aver sempre tenuto la continuità che spesso ho promesso con i video, però ho avuto la laurea, ho avuto un po' di cose da fare. Proverò, ve lo giuro, a mantenere un video a settimana. Sono molto contento per come sono andate le cose ed è grazie a voi che guardate i video, che li commentate e che mi supportate che io ho la possibilità di provare questa autostampa, di essere invitato ad eventi e diciamo di entrare sempre di più in questa community dell'automobilismo a livello italiano. Quindi grazie mille ancora, vi auguro un buon Natale e adesso vado a godermi il regalo di Natale ancora per qualche minuto e poi torno a casa ad abbuffarmi.